Parliamo naturalmente in apertura di Covid e parliamo di screening, ma prima di dare la linea alla nostra Anna Di Giorgio, che è in collegamento da San Salvo in diretta con il sindaco Tiziana Magnacca, invito anche tutti quanti a prestare attenzione alle truffe del vaccino. Si imbroglia anche sul vaccino, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ha proprio invitato tutti a prestare questa massima attenzione. Non vi fate abbindolare da chi dice si paga un ticket o da chi vi ferma magari offrendosi di entrare, di registrare nella piattaforma il vostro nome o quello dei vostri parenti al posto vostro in cambio magari di pochi soldi. L'avevamo già denunciato qualche giorno fa con il sindaco di San Giovanni Teatino, Marinucci, un invito che adesso appunto arriva anche dall'assessore perché evidentemente circolano già questi malintenzionati del vaccino. Ma adesso in collegamento da San Salvo per noi Anna Di Giorgio in compagnia del sindaco Tiziana Magnacca, perché a San Salvo oggi è iniziato lo screening di massa e andrà avanti fino a domani. Anna, mi senti? Sì, Sì, buongiorno. Marina, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi siamo a San Salvo, comune della provincia di Chieti che aderisce al programma di screening per prevenire contagi da Covid-19, programma messo in piedi, dicevamo, dalla regione Abruzzo e dalla ASL di Lanciano Vasto Chieti in collaborazione con la Protezione Civile regionale e con l'amministrazione comunale di San Salvo. Con noi c'è proprio il sindaco Tiziana Magnacca, alla quale vorremmo proprio chiedere come sta andando questo screening che riguarda la giornata di oggi ma anche quella di domani. Su tutta la popolazione ricordiamo che è gratuito e ovviamente su base volontaria. Sono stati istituiti dei punti sul territorio comunale, quali sono e cosa si dovrà fare per aderire a questo screening? Buongiorno a tutti, intanto vorrei ringraziare i miei cittadini che sono stati fino ad oggi, fino a questo momento, molto numerosi nel sottoporsi allo screening e devo dire che sono stati anche particolarmente diligenti perché la gran parte è venuta con il modulo del consenso informato che è necessario avere per poter fare il tampone e hanno fatto, la fila con grande atteggiamento di educazione e di responsabilità che ha a mio avviso un grande valore di esempio. La città di San Salvo ha compreso, almeno dai numeri che abbiamo finora, l'importanza dello screening quale strumento di prevenzione dal contagio del coronavirus in un momento storico particolarmente difficile, visti i numeri per la nostra città. Lo screening si può fare oggi e domani ininterrottamente dalle 8:30 sino alle 19:30 presso 5 delle nostre palestre comunali, che sono quella di Via De Vito, quella di Via Ripalta dove ci troviamo, quella di Via Verdi, quella delle scuole medie e quella di San Salvo Marina. In ogni sede troverete 3-4 postazioni, per cui devo dire che la fila sta, è abbastanza, fluida e se questo il ringraziamento va fatto soprattutto ai medici che hanno aderito volontariamente, quindi i medici della mia città stanno dando un contributo importantissimo, senza il medico non era immaginabile fare niente, dagli infermieri della ASL ad altri che abbiamo contattato noi privatamente, poi ci sono i ragazzi della scuola infermieri di Vasto che ci stanno aiutando, insieme anche a qualche farmacista della nostra città. Le protezioni civili sono state importanti, lo sforzo organizzativo è stato enorme e devo dire è stato anche pesante, però quando si fa squadra le cose, almeno fino a questo momento, sembrano andare bene. Sindaco, subito dopo le festività natalizie, San Salvo era stato uno dei comuni attenzionati perché c'era stato un incremento abbastanza importante dei casi di coronavirus. Lei si è più volte appellato al senso di responsabilità. Adesso com'è la situazione? Adesso stanno per fortuna scendendo i numeri, anche se abbiamo registrato, ahimè, 3 decessi legati ai nostri cittadini, che chiaramente hanno commosso molto la nostra città e noi ci auguriamo davvero di non doverne più menzionare di morti. La situazione comunque dei contagi
si è stabilizzata e San Salvo rientra insieme a Vasto, Lanciano, Ortona, Francavilla e Guardia Grille nelle città particolarmente attenzionate. Non è un caso che siamo anche le città più popolose. Sicuramente qualcuno durante le vacanze di Natale ha violato qualche regola di buonsenso e di prudenza e le conseguenze le abbiamo viste. Quindi l'appello ancora oggi è: non sappiamo quando terminerà questa fase pandemica, non sappiamo nemmeno cosa dobbiamo bene aspettarci sulle varianti, sui ragionamenti che sentiamo dire. Quello che invece è fondamentale e che sappiamo con certezza è che dobbiamo essere prudenti, osservare il distanziamento individuale, la mascherina e l'igienizzazione delle mani. Evitiamo di fare sciocchezze. E aderiamo possibilmente a questi screening di massa gratuiti e volontari sulla popolazione che aiutano a interrompere la catena dei contagi. Grazie allora al sindaco Tiziana Magnacca, grazie del comune di San Salvo appunto. E Marina, se non hai domande da studio, io e Diego Martelli ti restituiamo la linea.